Beh, carta e digitale non sono in antitesi perché addirittura la carta viene alimentata dal digitale. Vi faccio un esempio nel dettaglio. Noi oggi siamo in grado di offrire la cosiddetta posta ibrida. Cos'è la posta ibrida? La posta ibrida è la posta, lei la riceve fisicamente a casa, ma in realtà è frutto di un percorso in cui c'è una prima fase completamente elettronica, i dati viaggiano grazie a internet in tutto il mondo e poi possono essere stampati e recapitati nella zona più vicina alla residenza del destinatario. Questo soprattutto ad esempio è un progetto che noi stiamo portando avanti a livello mondiale per portare un'importante soluzione a quello che è la posta internazionale, perché da un lato la posta internazionale viene ancora gestita con la stampa nelle singole nazioni che poi viene scambiata tra le poste delle varie nazioni, mentre il nostro progetto è proprio quello di sfruttare internet per tutta la fase che riguarda lo spostamento delle informazioni, dei documenti da un paese all'altro nel mondo e poi la stampa finale viene fatta nel paese di destinazione. Ma questo è solo un esempio, un altro, per esempio l'e-commerce, che è, lasciatemi dire, una delle prodotti dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione digitale, necessita parallelamente di carta, nel senso che i siti e-commerce devono poi essere comunque pubblicizzati. E come li pubblicizzi? Li pubblicizzi sicuramente anche con l'invio di mail, l'invio di sms e quant'altro, ma anche con invii cartacei che vanno a promuovere appunto il sito di e-commerce. Il sito e-commerce. Addirittura oggi la carta, tra l'altro, grazie alle tecnologie, si porta dei contenuti digitali, per cui grazie al QR code, ad esempio, tu col telefonino puoi, da un foglio di carta, atterrare su una landing page che è, per esempio, il sito di e-commerce in questione. Come, grazie alla realtà aumentata, tu puoi far parlare la carta, nel senso che scaricando un viewer e col telefonino, con lo smartphone, inquadrando il tuo documento, può partire un filmato che ti spiega il contenuto della comunicazione e questi filmati possono addirittura essere personalizzati. Secondo me carta e digitale sono due mondi diversi e complementari. Per esempio io aspetto che ci siano degli studi che vengano fuori che dimostrino che la fruizione di un documento su carta è diversa rispetto a quello che è la fruizione di un documento in digitale. Perlomeno per me come utente è così. Quando leggo un giornale, un giornale online, colgo delle notizie, delle situazioni differenti rispetto a un giornale cartaceo. Questo penso che sia un discorso che si estende un po' su tutti e significherebbe che quindi c'è spazio per entrambi i comparti, carta e digitale. Devono viaggiare insieme con delle logiche congegnate che arrivano dalle leggi di base della comunicazione.